Dan, complimenti per la coppa, per come è andata. C'è il rischio, tra virgolette, di ubriacatura e c'è il rischio che queste due partite siano viste come un allenamento ai playoff? Il rischio ci può essere in generale come concetto, per noi non ci deve assolutamente essere. Ci siamo guadagnati un trofeo e un vantaggio notevole sui playoff, ma esattamente come ho detto e ribadito ai ragazzi alla ripresa degli allenamenti, questo vantaggio va sfruttato. Cosa intendo? Che noi fino al 7 di maggio abbiamo una ventina di allenamenti all'incirca e due partite. Dopodiché, quando partono i playoff, non ci si allena più praticamente, perché diventa tutto un recupero dalla gara e una preparazione della gara. Per cui già dall'altro giorno della ripresa degli allenamenti per noi deve essere un percorso che continua in crescita e diventa un investimento vero e proprio tutti i giorni su quello che è il nostro percorso, altrimenti rimane una partita e un trofeo, ma non deve essere così. I ragazzi come li hai visti dopo appunto la vittoria della Coppa? I ragazzi li ho visti bene, ovviamente contenti, come è giusto che sia, consapevoli di quello che c'è da affrontare adesso. Potrebbe essere proprio in virtù del fatto che adesso è vero che abbiamo due partite, ma che sono molto proiettate sul prepararsi comunque ai playoff, che magari tu potresti fare anche scelte diverse. Prendo un esempio per capirci. Scarsella, che magari deve recuperare un po' la condizione, potrebbe trovare spazio in queste due partite in modo che tu possa avere, in vista dei playoff, più o meno tutti nella stessa... Ci sono tante cose da prendere in considerazione e diventa una questione di priorità. Quello che dobbiamo essere bravi a fare è distinguere le cose. Una cosa è come approcciamo gli allenamenti e le partite, che deve essere assolutamente continuare a essere con la massima attenzione e concentrazione, dobbiamo essere estremamente focalizzati. Poi è ovvio che io come allenatore, con lo staff, devo prendere in considerazione anche se ci sono giocatori che hanno il bisogno di fare il minutaggio, altri che magari hanno bisogno di farne meno, però questo non è necessariamente collegato a abbassare l'attenzione, no, certo. Assolutamente no. Quindi sono d'accordo, sì, verranno fatte delle considerazioni, ma ribadisco che attenzione, concentrazione, essere focalizzati sul presente dovrà essere all'ordine del giorno a prescindere. Certo, sì, io mi riferivo proprio alla condizione di alcuni giocatori che magari è l'occasione per portare sicuramente a... Sicuramente sì. Collegandomi a questa domanda, un giocatore che quando è arrivato ha fatto ben sperare perché in difesa c'era anche abbastanza bisogno, poi è un po' sparito dal radar, che è NBA. Sì. Volevo sapere come lo vedi, se adesso è arrivato il momento di provare. Sì, con me ha già fatto una partita, sì. con l'Arzignano. Sì. Vorrei allargare il discorso, non per non parlare di un giocatore specifico, ma ho tutto l'interesse a coinvolgere tutta la rosa, ma veramente dal primo all'ultimo, perché il percorso che affronteremo nei playoff sarà lunga e dura, con tante partite ravvicinate, quindi ci sarà assolutamente bisogno, cioè è tra gli obiettivi che ho dal primo giorno, è quello di averne più possibile a disposizione, tra cui anche... Dimostrare adesso come lo vedi. Adesso lo sto vedendo bene questa settimana, sì, il ragazzo si sta impegnando ed è tra quelli che sicuramente possono aver bisogno di fare gara, no? Ti stavo chiedendo se tra Ovisak e lui domenica, domani, insomma. Diciamo che sono entrambi nella mia testa. Grazie. Gerardi invece come stai? Mario procede, abbiamo fatto proprio questa mattina un incontro anche con lo staff medico per fare un po' il punto della situazione. Contiamo di avere sia lui che Valietti che Nicola per la prima dei playoff. Okay. Mario, che viene chiaramente da un percorso più lungo, è in linea col programma e contiamo di poterlo aggregare in parte al gruppo, non la prossima settimana, ma quella dopo.
Senti, è una partita particolare quella che arriva, non tanto per il Pordenone, ma per chi allena il Pordenone, perché è inutile, insomma, dimenticarlo, ha una sua storia, tu poi lo conosci, quindi carico a mille perché è stato richiamato e un allenatore quando viene richiamato, insomma, deve dimostrare ancora di più. Temi questa situazione, conoscendo anche di Carlo, il carattere che ha, quindi come caricherà la sua squadra. No, temere no. Intanto personalmente mi farà molto piacere incontrarlo da allenatore avversario, l'ho conosciuto qui a Vicenza qualche anno fa, ma trovare una persona che ha segnato la storia del Vicenza da giocatore e da allenatore per me sarà solo un onore stringergli la mano prima della partita, prima cosa. Io direi che il Pordenone che troveremo domani sarà un Pordenone che ci obbligherà a mettere in campo tutto quello che sto chiedendo anch'io alla squadra. Quindi aggressività, riaggressione, grande attenzione perché mi immagino una squadra che arriva con molto molto determinata. Quindi sarà una gran bella prova. Sinceramente sono contento che arriva una partita di questo tipo. Il Vicenza può avere anche l'obiettivo di impedire proprio il Pordenone di arrivare secondo e quindi di avere un vantaggio in più per i playoff. Il Vicenza deve pensare a Vicenza, inteso se riusciamo a migliorare la nostra classifica da qua alla fine, potremmo nel nostro percorso anche trovare un vantaggio più avanti, no? Entrare come testa di serie. È una percentuale che facciamo fatica a definire in questo momento e potrebbe anche non avverarsi, però è comunque una cosa da tenere in considerazione, quindi più che impedire qualcosa all'avversario, dobbiamo pensare semplicemente a creare i presupposti migliori per noi. Mister, tutti i giocatori sono importanti e tutti i giocatori hanno fatto la loro parte per arrivare fino qua, però è indubitabile che Franco Ferrari stia facendo una stagione straordinaria, nessuno lo sa meglio di te. Ci servirà il miglior Ferrari sicuramente nei playoff. Pensi di farlo decantare, di farlo riposare, di fargli ricaricare le batterie in queste ultime due partite, o te lo vuoi giocare comunque fino in fondo? Chi dovrà ricaricare le pile o riposare è chi ha qualche problema fisico che va preso in considerazione. Per quanto riguarda tutti gli altri, qui ho la fortuna di avere uno staff di estrema professionalità, quindi tutto quello che riguarda il carico fisico verrà calcolato al minimo dettaglio. Per cui chi si allena, è una richiesta che faccio tutti i giorni, si allena e va forte. Chi eventualmente verrà appunto gestito a parte è soltanto chi ha problemi fisici, perché torno al discorso di prima, noi avremo un periodo in cui non ci alleniamo, io dico non ci alleniamo, ma perché veramente gli allenamenti sono sia come volume di tempo che come contenuti sono molto ridotti quando giochi domenica, mercoledì o domenica, giovedì che sarà. Per cui questo periodo per noi sarà proprio importante per investire sotto tutti i punti di vista, fisicamente, tecnicamente, tatticamente, mentalmente. Ecco perché questo periodo, che è già partito, non è che parte oggi, è partito giovedì alla ripresa degli allenamenti, va visto proprio in quest'ottica, è un investimento per noi, tutti i giorni. Proprio in quest'ottica volevo dirti, tornando al discorso che facevamo prima, potrebbe essere, ci avrei pensato sicuramente, non occorre che te lo dica io, di dare molto spazio in questo momento a Rolf Fini, che è stato un pochino ai margini fino adesso, che però anche lui ti servirà molto nei playoff. Sì, fa un po' parte del discorso di prima. Ci sono delle considerazioni che vanno fatte anche su dare del minutaggio a dei giocatori che ne hanno avuto meno in questo periodo, ma senza rinunciare a tutto il resto, perché ritengo di avere una rosa che possa dare tanto anche in ampiezza. Quindi è semplicemente un considerare chi ha bisogno di un po' di minutaggio più di escludere qualcun altro o far riposare. Questo modo di ragionare non mi piace molto, il riposare, perché chi sta bene e fa questo lavoro da professionista, ragazzi, correre, lavorare, sudare è l'ordine del giorno. Quindi questo non cambia tanto. Viste le assenze, aggreghi anche qualcun altro della primavera. Tra l'altro, Mores, gli facciamo in bocca al lupo che si Grazie è. dell'assist,
dispiace tantissimo, Giovanni era con noi da ormai più o meno regolarmente da un periodo, un ragazzo che conosco attraverso il lavoro del settore giovanile da quando sono qua. Quest'anno ho avuto la fortuna di allenarlo in primavera e sono veramente dispiaciuto perché sta facendo un bel percorso come tanti altri, era aggregato a noi e si perde questa finale di stagione, quindi gli facciamo un grande bocca al lupo, ma siamo tutti qua a dargli la mano. Sì. Porti via qualcun altro. Probabilmente verrà aggregato qualcuno al posto suo, sì.